ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi vi do il buongiorno da qua, dalla mia stanza più frequentata di tutta la casa, ovvero la mia stanza studio, dove c'ho il computer. E sto qua perché sto lavoricchiando a computer, sapendo che facendo uscire un video al giorno sto parecchio tempo a computer a montare i video e tutto quanto. Vi voglio ringraziare tantissimo per aver apprezzato tutti i miei ultimi video, non solo i vlog, ma ringrazio tutte le persone che guardano tutti i miei video, quindi anche quello che vi ho fatto sullo strumento di pulizia per il viso, i vestiti indossati che vi ho fatto con mia sorella, insomma tutti i video che sto facendo, perché ci sto mettendo tanto impegno e tanta passione. Vabbè, la passione ce la metto da anni, lo sapete, è sempre la stessa. E vi volevo dire questa cosa dei vlogmas, perché molte di voi mi state chiedendo anche su Instagram eccetera, non so, sti capelli mi pare che crescono a vista d'occhio, non lo so, bah, comunque praticamente che li avevo tagliati, vi avevo detto, però comunque li vedo già più lunghi, non lo so, comunque da che mangio che cresco, ma mangio molto, va tutto nei capelli, ecco, abbiamo capito, va tutto nei capelli. Comunque ragazze, guardate davanti, c'ho il mio amore più grande, la stufa è il mio amore. Vi voglio dire questa cosa dei vlogmas, perché si fanno, io anche l'anno scorso li feci, praticamente quelli sono belli da fare, uno al giorno, vlogmas 1, 2, 3 fino al 31 dicembre, ed è una cosa molto bella, comunque a me piace come cosa. Però vi devo dire la sincera verità, rispetto all'anno scorso non sento molto quell'atmosfera natalizia, insomma potete immaginare, perché comunque l'anno scorso era da pochissimo che stavo in questa casa, il primo Natale in questa casa, quindi era bello, è stato bello condividere, che secondo me i vlogmas, in ogni vlog devi far vedere qualcosa del Natale, quindi degli addobbi, delle idee per il Natale, queste cose qua, ma il mio rapporto con il Natale in questo momento non è molto positivo, quindi potrei fare gli anti vlogmas, quelli potrei farli, cioè dirvi ogni giorno un motivo per cui io odio il Natale, un motivo per cui vorrei che il Natale quest'anno non venisse proprio. E quindi non penso che sia il caso, insomma, però io vorrei che mancassero ancora 10 mesi a Natale e non pochi giorni. Vorrei che Natale quest'anno saltasse, esplodesse e ci trovassimo magicamente a giugno o a luglio al mare. E quindi ragazzi, non penso che sia il caso, anche perché poi vi devo dire una cosa, a parte questo piccolo mio problema personale, è molto impegnativo fare un vlog al giorno, soprattutto se i vlog li fai come li faccio io, che mi piace riprendere più momenti della giornata, metterci un po' di musichetta, comunque coinvolgere le persone, no? E poi per me non è che cambi molto, perché io comunque faccio un video al giorno, io faccio uscire sempre un video al giorno, lo sapete, e ho qua o sul mio secondo canale, quindi comunque io monto sempre ogni giorno un video, faccio uscire sempre un video, di solito sono tipo 4 su questo canale e un paio sul secondo canale, quindi comunque ogni giorno vedete un mio video, quindi non è che cambia molto. Vi prometto magari che farò più vlog, questo sì, farò più vlog, e io e Natale stiamo un po' appiccicate, come si vuol dire, in questo periodo. Mi devo muovere e devo lavoricchiare al video di oggi, il video dei biscotti che abbiamo fatto io e mia sorella, che appunto uscirà oggi, ma per voi è ieri, quindi se lo volete vedere già lo trovate online sul nostro secondo canale. Biscotti buonissimi, ovviamente light e super cioccolatosi. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa cosa, di questa mia decisione, dei vlogmas, eccetera. Insomma, mi fa piacere confrontarmi con voi. Comunque, io oggi sono un po' molto sexy. Oh oh oh, c'ho una gamba di fuori. Dopo vi faccio vedere il mio outfit. Primo secondo come l'ultimo secondo. Credo in poche cose, ma ci credo fino in fondo. Ascoltare questa canzone 10.000 volte al giorno, ebbene sì, la mia fissa del momento.
parte questa, che io trovo molto utile la musica per trovare delle risposte, comunque per dare sollievo. Mi rispecchio molto nelle canzoni, ascolto molta musica ogni giorno e mi piace tantissimo perché mi emoziono e mi rispecchio nelle cose, capisco, rifletto, mi fa emozionare, mi fa riflettere, quindi mi piace. Poi in particolare questa canzone mi rappresenta tantissimo, che rappresenta proprio il mio modo di essere. Io sono così, ho tutto o nulla, tutto esageratamente tanto, tutto con tutto il cuore, tutto così, tutto d'un fiato, quindi un casino di emozioni, quindi non c'è canzone migliore per esprimere il mio stato d'animo adesso. Ho già lavato tutti i tappeti, infatti l'ho appena stesi, però guardate, cioè vengono tutti maltrattati. Ma come i tappeti, cioè si stirano, non mi dite che si stirano, cioè li lavo nella lavatrice e però guardate, ma questo è maltrattatissimo, cioè come si fa? Cioè uno stiro i panni e mi metto a stirare i tappeti, ma dai! Ma dai, velatemi qualche segreto voi donnine, casalinghe, brave, io sono una ciofeca. Amore, che fai tu? C'è questo bel vestitino, Gigi, che sei bella. Guarda che combinato, guarda che combinato. Mi rompe tutte le piante. Non si fa, sei una cattiva. Sei una cattiva. Ehi, tu! Cattiva! Il mio outfit consiste in una maglia, cioè praticamente io sono molto amante di questi tipo vestitini, diciamo super... Ehi, la smetti? No! Di questi tipo maxi dress, mi piacciono tantissimo, anche se questo qua è, sembra tipo un sacco di patate perché è dritto, cioè non è avvitato. Magari consigliatemi qualcuno di quelli là che vengono tipo così più carini, sono un po' più avvitati, di lana, super caldi da mettere. Vabbè, adesso non ho le calze, però da mettere perché sto in casa, poi se esco metto tipo le calze. Dire voi, questo l'ho preso comunque da Alcott, è molto molto carino e ve l'ho fatto vedere. Questo qua ve l'ho fatto vedere anche nel video indossato che è andato online proprio ieri o l'altro ieri, comunque lo trovate sul canale ed è carinissimo, anche se secondo me è un po' troppo sgambato qua. Allora io ho pensato di farmelo cucire un po', anche mettendo le calze sotto, e risulta troppo sgambato, quindi per evitare che comunque secondo me con leggings andrebbe meglio, per metterlo le calze me lo farò cucire da mia madre e lascerò tipo aperto soltanto un piccolo spacchetto tipo così, così diventa più accessibile. Che ne dice? O me lo faccio chiudere tutto, che ne dite? È tutto molto femminile, femminile, sexy, però anche molto romantico, insomma, piace tantissimo. E basta, adesso devo pappare. Ragazzi, adesso vi faccio vedere una mitica ricetta, ovvero del pollo con le noci, perché vi avevo fatto il pollo con le mandorle, vi avevo fatto il video proprio della ricetta sul mio secondo canale, vi è piaciuto tantissimo. Quindi c'è anche un altro modo per farlo con le noci, che è buonissimo. Gli ho detto pure a mia sorella, questa è ancora più veloce di quella, ci sono 3 secondi e indovinate quali sono gli ingredienti che vi occorrono? Pollo e le noci, sto facendo le mandorle e le noci, evviva! Solo questi sono gli ingredienti, è semplicissimo. Praticamente si accende sotto al fuoco, goccino d'olio per ungere, ovviamente faccio tutto molto light, healthy, super veloce. Ungete così il pollo. Eccolo qua, il mio polletto. Eccole qua, gherigli di noci, gherigli ragazze di noci, lo faccio così, lo trituro grossolanamente, stesso con le mani. È troppo buono, giuro, giuro è troppo buono. Provatelo, poi fatemi sapere.
buonissimo. Volevo far vedere le cosine. Vediamo. Tantissime cose da Yamamay. E diciamo che è stato un po' un autoregalo inaspettato, perché praticamente io volevo comprare un pigiama, volevo comprare un pigiamino carino. E poi, vieni a mammina, vieni qua, vieni. Praticamente la commessa là dentro mi ha fatto vedere questo qua, che è carinissimo. Aspettate, lo faccio vedere. È troppo troppo carino, ragazzi. Ecco, è venuta anche la Pupi. Ce n'erano di tantissimi, infatti anche mia sorella ha comprato delle cose, penso che ve le farà vedere sul suo canale. E questo qua, amore, non mi piace le cose, chicchi. Praticamente questo qua è bellissimo ed è col coniglietto, mi ha colpito subito, poi c'è il fiocchetto sotto, è troppo troppo carino. Amore, chicchi, sono tutte cose molto sexy, provocanti proprio. Bello perché dentro è molto caldo, a me piace andare a dormire comoda, insomma, tutta bella imbacuccata. Anche qua ci sono tutti i coniglietti, è carinissimo questo pigiama. Pagato 40 euro, insomma, non costano poco, però io adoro, cioè per me Yamamay, Calzedonia sono veramente la mia rovina d'inverno, perché adoro queste cose. Praticamente la commessa, che era così carina e gentile, mi stava dietro, mi ha detto: guarda, c'è anche la vestaglia abbinata, la vuoi vedere? E io che non so dire di no, perché poi mi dispiace quando vedo queste ragazze, queste commesse che lavorano, che veramente ce la mettono tutta per venderti le cose. Io sono un soggetto facilmente convincibile, insomma, perché veramente subito dico: va bene, mi dispiace dire no, non la voglio vedere, non ce la faccio. Dico: va bene, fammela vedere. Poi alla fine mi piace, me la compro. Quindi mi ha fatto vedere questa vestaglia, che è troppo troppo carina, e viene appunto abbinata, è bellissima, ragazzi, di pile bianca. Vado a vedere se non è carina, porta le palline davanti. Ho speso un patrimonio, penso che l'avrete capito. E qua c'è le tasche con le faccine di coniglietto, no vabbè, è bellissima. Voglio farvi anche un video night routine, così nel video della night routine sto tutta carina, tutta con le cose nuove. Poi mi ha detto: ci sono anche le pantofole, le vuoi vedere? E io... e vabbè, fammele vedere. Mi ha fatto vedere le pantofole, alla fine ho comprato anche le pantofole, le ho pagate 26 euro. Troppo carine, sono fatte così, a stivaletti, anche queste qua con il coniglietto, e dentro sono rosa, no vabbè, impazzisco per tutte queste cose, veramente bellissime. E poi qualcosa però di sexy l'ho preso, vi faccio vedere qualcosa, non tutto perché ovviamente non è il caso, vi faccio vedere questo qua, non so se lo possono vedere, comunque a me piace tantissimo il leopardato, quindi ho preso questo reggiseno con questa betelina che esce leopardata, mi ha colpito tantissimo, quindi ho preso questo. E poi ovviamente c'è lo slip abbinato, ma vabbè, non lo facciamo vedere perché insomma un po' di privacy non mi va. Già il reggiseno mi sento un po' in imbarazzo, però immagino che siate tutte donne a vederlo e quindi mi spingo, ragazze. Sono cose favolose veramente, questo è bellissimo, è proprio un bel effetto a balconcino, molto bello, tutto ricamato e porta anche dei pois, non so se riuscite a vedere, è veramente bellissimo. Pagato 35 euro questo qua. Poi mi hanno regalato anche un'altra cosa super sexy, il pupazzo, che io spendo sempre talmente tanto che alla fine mi piglio tutti gli omaggi. Se spendi tot mi danno tutto alla fine, perché spendo sempre un patrimonio. Questo qua troppo carino, ragazzi, lo adoro. C'è anche il maschietto, quindi a breve devo ritornare da Yamamay a comprare per fare la coppia, perché sennò si sente sola. E poi mi hanno regalato anche le tazze, perché se spendi tot hai una tazza in omaggio. Io, indovinate quante tazze ho avuto? 3 tazze! Yeah! Praticamente di tutti i giorni della settimana, no vabbè, felicità! Quindi regalo sexy inaspettato, perché cioè sono entrata là per prendermi un pigiama, mi sono presa robe sexy, ho speso un patrimonio fra... E poi alla fine si è conclusa così questa cosa, che lei mi ha detto, la commessa mi ha detto: ci sono anche calzini antiscivolo, che dici, li vuoi vedere? E là proprio con... mi dovete credere, proprio ho detto: oh guarda, credimi, ma proprio non per cattiveria, ma non mi servono proprio questi calzini antiscivoli. E quindi là, se non mi compro pure i calzini antiscivoli. Però fantastico, bravissima questa ragazza. Io adoro le commesse, le ragazze che lavorano. Mi piace comunque sempre essere rispettosa e farmi comunque guidare da loro. Guarda questa cattivona, cosa fai a mamma là? Sulle cose di mamma, no! Ehi! Ehi, no! Dio, ti ammazzo! Ti ammazzo!
Bobina! Ragazzi, è arrivata la Nancy. Perché dobbiamo registrare dei video assieme, è vero? Dobbiamo registrare due video, uno per il mio canale e uno per il canale di Nancy. The challenge, indovinate quali? Facciamo vedere. Secondo voi quale video sarà? Questo andrà sul mio canale. Sì, e poi un altro sul mio canale. Evviva! Bella! Come siete carini tutti e due? Andate a vedere anche il vlog di Nancy, mi raccomando, sul suo canale YouTube. Nancy? Guarda che muscoli che c'ho! Ce l'ho i muscoli. Sembri Mastro Lindo. Abbiamo appena finito il nostro workout, allenamento. Ciao, abbiamo queste facce sconvolte e schifose. Siamo abbastanza distrutte. Dobbiamo andare a mangiare. Per rimettere tutte le energie e per far andare il cibo nei muscoletti. Ma prima, doccia. Ragazze, vi saluto dal letto perché sto veramente morendo. Mi sono fatta la tisanina e sto praticamente in coma, devo dormire. Non ce l'ho fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito lasciatemi un bel like. Se vi piacciono i miei vlogmas, prometto di farvi quanti più vlog è possibile proprio per questo periodo natalizio, anche se non ho proprio un grande spirito di Natale, non l'ho mai avuto, ma soprattutto quest'anno. Amore, tu dove sei? Eccola. Amore, pupi, 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 ciao, ciao mamma, ciao, vuoi dormire, tu hai ragione. Buonanotte. All'inizio pensavo che soffocasse, dicevo, oddio, sto cane morirà una di queste notti. Invece è proprio così. Comunque, ragazze, vi saluto perché sto tipo collassando. Vi mando un bacio grande. Buonanotte, ciao.